Una terribile storia con un lieto fine, quella che ha visto coinvolti 8 cagnolini appena nati, gettati in un pozzo prosciugato a Palermo tra le rovine della vecchia Santa Maria Bellice, gettati via per lasciarli morire lì di fame e di inedia. Un'atroce morte scongiurata solo grazie all'intervento di una famiglia che proprio quel giorno aveva organizzato una passeggiata nella vicina Castelvetrano. Sono stati proprio i bambini correndo tra i resti delle case diroccate a sentire i guaiti dei cagnolini ed avvertire i genitori. Così sono state allertate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, arrivati pochi minuti dopo l'allarme, pronti per calarsi con funi e lunghe scale nel pozzo buio per oltre 10 metri fino a raggiungere i cuccioli sul fondo, ormai allo stremo delle forze. C'è chi è corso a comprare delle buste di latte per nutrirli, mentre il sindaco Franco Valenti e l'assessore Francesco Sciara hanno subito chiamato Chiara Calasanzi, una donna che ha salvato almeno 100 cani, considerata in zona la Santa dei Cuccioli.